Il prossimo amministratore delegato è Edoardo Cesarini di Towers Watson Italia, è collegato via web con noi. E benvenuto. Ben trovati, benvenuti. E mi rimane difficile adesso introdurre un tema che mi avete chiesto rispetto a quello che mi sarebbe piaciuto magari partecipando insieme a voi. No, no, ma lei non si deve dispiacere, perché questa è come una grande giornata di lavoro, ognuno di noi porta qualcosa di diverso, quindi adesso sentir ripetere le stesse cose, vogliamo sentire invece la sua, invece, che ci arricchirà sicuramente. Allora, le chiedo proprio l'impegno della sua azienda sul tema della sostenibilità, dottor Cesarini. Allora, noi siamo un'azienda globale, siamo un'azienda presente in 140 paesi, gli azionisti risiedono prevalentemente in America, quindi siamo una società americana e quindi molto sensibile ai temi di cui voi state parlando direttamente o indirettamente. Mi sarebbe piaciuto parlare un po' di delfini, ma lui non ha detto la complessità che c'è nel nuotare insieme ai delfini, che è tutt'altro facile rispetto a quanto ci è arrivato. L'ho provato una volta per sbaglio e non vorrei riprovarlo la seconda, quindi quelli sono temi che mi allettano. Quelli che io posso oggi rappresentare sono un po' quello che mi ha chiesto sulla sostenibilità. Sì. Se va bene, dopo parlare di sport e parlare di apnea, parliamo di sostenibilità. Nella modalità? A noi va benissimo che lei ci parli di sostenibilità. Quello che voi come azienda praticamente fate nel campo della sostenibilità, perché di sostenibilità è facile parlare teoricamente, poi ovviamente i progetti vanno messi a terra e la sostenibilità bisogna, come dire, praticarla tutti i giorni. Poi Raffaella, provo a dare un altro spunto. Intanto ciao Edoardo, buongiorno, ben trovato, grazie di essere con noi. Ciao Giordano. Allora, Edoardo nel suo ruolo, come forse molti di voi sanno, lui siede in tanti comitati, sì. E quindi è a contatto quotidianamente con gli amministratori delegati, presidenti, top manager di grandi aziende, ovviamente comitati di remunerazione, parlano, come dire, tendenzialmente di altre cose, no? Però ecco, vorrei lanciargli questo spunto. Quanto in quei tavoli, nell'esperienza che tu hai, in questa esperienza con i CEO tutti i giorni, questi temi sono dentro le vostre centrali. Discussioni, mm-hmm. Quanto sono legati agli aspetti economici, magari di remunerazione, o quanto dovrebbero essere? Ecco, quindi la tua visione da questo, come dire, osservatorio privilegiato su quei tavoli, ovviamente senza fare nomi, che non si può, però diciamo, rispetto a questa tua esperienza con loro, quanto magari viene utilizzata la respirazione, quanto, cioè, cosa si vive in quei tavoli dove si prendono decisioni così importanti e quanto c'è dentro la sostenibilità e quanto secondo te ci dovrebbe essere? Ok, prima spieghiamo velocemente, o meglio ricordiamo che la sostenibilità è un concetto non statico ma dinamico. Solo guardando quello che ci dice di questo sostantivo femminile, la Treccani, fa capire che in effetti rispetto alle prime versioni il concetto si è riempito di concetti collegati alla parte ambientale, alla parte economica, alla parte sociale. Tutti questi temi, visto che abbiamo poco tempo, sono rappresentati dai fattori ESG. Ok, questi fattori ESG ovviamente sono rivolti a far implementare dalle aziende aspetti connessi alla sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale e la governance. Quindi, come hai detto Giordano, diciamo che è un must, tutte le società che vogliono considerarsi ovviamente in prima fila per questi atteggiamenti che sono, come dire, cambiamenti di carattere culturali, no? Perché è la sfida più importante per quanto riguarda l'ambiente che l'Unione debba affrontare, come è stato richiamato più volte, come tu ben sai, è quella della gestione del cambiamento climatico, che ha un impatto su tutti quei fattori che noi stiamo considerando adesso. Se vogliamo, noi siamo anche partner come azienda del Chapter Zero a livello globale, in Italia con Chapter Zero Italia. Praticamente è una monazione diretta del World Economic Forum e l'obiettivo di questa associazione è quello di, come dire, far sì che nell'ambito del board che tu hai ricordato Giordano, per quanto riguarda gli amministratori non esecutivi, sia essi presidenti o azionisti non forniti di deleghe,
la sensibilità a fare pushing, quindi a far realizzare quel cambiamento culturale che deve essere opportuno anche per cambiare il mindset delle persone. Certe volte la cultura non è semplice a cambiarla. Io dico che la cultura è un po' come, se volete, la creta, e quando si indurisce per rimuovere queste viscosità è veramente difficile. Ce lo ricorda il fatto degli obiettivi, perché modificando gli obiettivi di chi poi realizza le strategie, in qualche modo implementandole, raggiungendo questi obiettivi, il risultato deve essere più vicino. Di questi obiettivi che ho appena citato, quelli che fanno riferimento ad aspetti connessi con l'ambiente sono quelli che sono probabilmente più conosciuti, anche se poi non sono i più numerosi, perché dovendo spalmare un po' dal punto di vista statistico questi valori, vediamo che la parte ambientale, di sostenibilità ambientale, è poco meno del 60%. Adesso parlo a livello europeo, quindi non faccio riferimento alla casa nostra, no? Per quanto riguarda invece tutti i temi connessi invece al people, alla parte social, sia adesso people, sia parte inclusion diversity, e abbiamo parlato anche di salute, no? Sicurezza. Questi temi riguardano il 62%. Infine l'ultimo, che riguarda, come dire, la sostenibilità delle aziende, quindi in termini di governance, è importante anche per tutto quello che riguarda non solo gli azionisti ma anche gli stakeholder, no? Quindi abbiamo un 44% residuali. Volendo sempre stare sul tecnico, e me ne dispiace, non vorrei tediarvi, non sono applicati allo stesso modo in tutti i sistemi di incentivazione. Prevalentemente sono applicati per quanto riguarda l'incentivazione di breve rispetto all'incentivazione di medio-lungo periodo. Questo per un modo facilmente comprensibile per addetti ai lavori. Sappiamo che i sistemi di incentivazione di breve sono quelli maggiormente, come dire, distribuiti, quindi i sistemi, i fattori ESG per quanto riguarda i sistemi di MBO sono pervasivi. Che cosa significa pervasivi? Significa che di fatto toccano un numero molto più grande del valore degli eligible piani di incentivazione di lungo periodo. Quindi il mercato dell'LTI è un, diciamo, un club dove vengono optate le persone. Per quanto riguarda i sistemi MBO possono arrivare anche a livello non manageriale ma anche a livello di quadri. Questo sempre per stare sul tecnico, però io oggi volevo parlare un po' proprio della questione pratica, perché c'è anche la sostenibilità, non è soltanto economica, non è soltanto finanziaria, non è soltanto sociale, ma c'è anche la sostenibilità alimentare, una sostenibilità demografica. Un dato che mi fa piacere condividere con voi, questo dovrebbe darvi dei punti di riflessione. Per quanto riguarda la sostenibilità democratica, no? Quindi alcuni paesi, per quanto riguarda l'Italia, sono dati ISTAT, quindi ufficiali. Nel 1980 ci racconta l'ISTAT che 5 lavoratori erano in grado di pagare una pensione. Nel 2060 ci sarà solo 1,2 lavoratori che potrà pagare una pensione. Capite che il sistema non è in equilibrio. Quindi al di là di facili come atteggiamenti politici che sono molto, come dire, orientati a portare avanti una teoria rispetto a un'altra, no? Nella realtà i numeri dicono che il sistema che stiamo vivendo non è in equilibrio. Guardate quello che sta succedendo adesso in Ucraina, sta creando ovviamente problemi di sostenibilità alimentare, manca un grosso quantitativo di grano, e questo avrà impatto sicuro, come sta già avendo, su paesi che sono, diciamo, meno fortunati, no? E quindi la carenza di questa materia prima indispensabile al sostentamento delle persone creerà problemi anche di carattere politico, e spero no, in disordini più o meno organizzati. Quindi è tutto collegato, ma quello che è anche importante ricordare, sicuramente quasi tutti di voi, credo, avranno sentito parlare della famosa lettera reiterata nei anni dell'amministratore delegato di BlackRock, no? Fondo enorme che gestisce 10.000 miliardi di dollari di investimento. Bene, è la notizia di oggi che anche i fondi, quelli che sono più collegati ai fattori ESG, quindi a quelli della sostenibilità, stanno facendo marcia indietro, in modo particolare dopo
quello che non è dichiarato come guerra, ma guerra è. Quindi questa cosa ha comportato un arretramento degli investimenti in fonti sostenibili collegati ai fattori ESG di 300 miliardi negli ultimi 2 mesi, 100 mesi solo in aprile. Quindi rendete conto che questo mondo molto globalizzato, come abbiamo sempre detto, visto e vissuto, adesso sta creando seri problemi per quanto riguarda il futuro, se non ci sarà una svolta che in qualche modo cerchi di riequilibrare le diverse, come dire, spinte, no, che tendono a farci deragliare da quello che in qualche modo avevamo indirizzato e credevamo che fosse, come dire, sulla rotta giusta. Perché questo è l'obiettivo, tornando un po' al discorso dei board, c'è una forte sensibilità, no, della sostenibilità, e devo dire con grande piacere, visto che come la domanda che mi hanno fatto, se noi siamo una società che in qualche modo guarda bene alla sostenibilità, non si limita alle parole, secondo me alcune volte, per essere sincero, Giordano sa che sono molto diretto nelle cose, credo che noi siamo pure troppo compliant con questa cosa, che certe volte purtroppo è anche una moda di inserire negli obiettivi i fattori ESG. Un limite di questa indicazione dei fattori viene dal fatto che non c'è un sistema comune, non c'è un ente esterno che può regolamentare questa materia. Ognuno si dà gli obiettivi e poi si definisce pure la misura di questi obiettivi. Quindi capite che certe volte è più una cosa estetica che concreta. Noi lo facciamo, non vogliamo fare in prima classe, anzi io sono pure contro questo eccessivo atteggiamento di protezione e non discriminazione di alcune situazioni. Secondo me dovrebbe essere lanciato il messaggio, fatto pushing su determinati temi, dovremmo anche limitarci a, come dire, a far sì che le cose poi vengano metabolizzate con calma, non con aspetti forzati di norme. Do soltanto riferimento: noi abbiamo una forza lavoro che è prevalentemente femminile, sì, e nonostante questo ricorriamo spesso a fare delle selezioni dove, anche se non troviamo candidati femminili per quel particolare posto a disposizione, dobbiamo fare in modo che ci siano 50% di candidati femminili e 50%, pur non essendoci. Quindi certe volte onestamente ce li inventiamo, perché è difficile trovare un qualcosa che quadri se su quel ruolo non ci sono opportunità, no? Considerando che noi siamo già così. E quello che apprezzavo, ho visto che sia nei board sia nelle aziende, quindi con i riporti di primo livello del CEO, molte dei responsabili della sostenibilità aziendale, che si intende, come ho detto prima, a 360 gradi, non solo quella ambientale, sono donne. Quindi questo, come dire, lascia ben sperare per raggiungere altri traguardi che ci siamo prefissi tutti quanti. Però, come ho detto poc'anzi, proprio oggi sui giornali è comparsa questa informazione che c'è un tornare indietro un po' da questi investimenti su fondi etici, fondi sostenibili, e il rischio che si crea di creare disvalore a quelle persone che hanno già investito e creduto fortemente in questo. Chiudo. Grazie. No, tutto grazie, molto Edoardo, interessante. Soprattutto ci hai riportato. Noi questa mattina ci siamo anche un po' troppo entusiasmati, se posso dire. Sì, no? Abbiamo un po' divagato. Andiamo, facciamo, tutti partiamo. E tu che vivi i CDA tutti i giorni, perché ogni nostro CEO vive il suo di CDA, tu ne vivi tanti, ci hai riportato un po' alla dura realtà, ovviamente. Sì, no? Vero, poi vero. Dei tavoli dove ci sono anche aspetti economici pressanti e che, guarda, quindi hai un po' di tempo. Anche perché con il tuo Giorgio lo vedo diverse volte fuori d'alico, quindi mi piacerebbe parlare di tennis, anche se tu sei molto più forte di me. Ecco, diciamolo, questo è importante. Ti ringraziamo con un grande applauso, grazie, soprattutto grazie per l'ultima dichiarazione. Grazie, l'umiltà. Ciao Edoardo.